Jimmy l'americano, Roberto Todisco, benvenuto ad entrare. E con lui di Jimmy ne parlerà Deborah Divertino, della Guardia. Grazie al Nest, che come vedete è un posto meraviglioso, che quando ci entri non puoi uscirne più, ti rendono parte della famiglia. Io ti contribuo perché è il germe della follia, ti pervade, quindi sei parte di questo bellissimo, bellissimo luogo. Oggi qui al Napoli Est Teatro, San Giovanni a Teduccio, luogo magico, questa prima presentazione di Jimmy l'Americano, il mio romanzo, grazie alla tantissima partecipazione delle persone che hanno gremito la sala. Abbiamo parlato del romanzo, abbiamo parlato di cinema, abbiamo visto cinema, abbiamo letto dei brani del libro, è stata una sorta di festa per il mio libro. E quindi sono stracontento di presentare Jimmy qui e di farlo in queste condizioni, diciamo, da fessi. Jimmy, come è venuta l'idea? È venuta molto tempo fa, nel 2009 più o meno, quindi sì, molto tempo fa. Jimmy l'Americano è un libro che racconta la passione per il cinema, la passione dell'amore fra tre persone che attraverso appunto l'amore cercano di costruire un progetto rivoluzionario e di resistenza nell'Italia fascista degli anni 30. L'idea mi è venuta l'ho messa all'inizio, cosa è stato il germe di tutto, perché il libro ha una dedica un po' stravagante, diciamo. È dedicata a una persona che ovviamente io non ho mai conosciuto, che si chiama François Truffaut, che è un regista francese morto nell'84, che diciamo per me è più che un regista preferito, ha contribuito un po' a costruire il mio immaginario, diciamo che lui mette in scena nel modo in cui io penso, credo, quindi è qualcosa di più. E io ho cercato, la prima idea, la mia idea iniziale era quella di andare oltre Jules Jim è il suo probabilmente il film più famoso di Truffaut, che racconta la storia di un, per banalizzare, diciamo, triangolo amoroso, che in realtà nel film chi l'ha visto non si compie mai veramente. È la storia di un pezzo di vita di tre persone legate da un amore, due uomini che amano la stessa donna, che però, diciamo, amano in momenti diversi, insomma. Perché il film è proprio una presa d'atto del fatto che non può esistere l'amore al di là della coppia, anche se quasi sempre o come può capitare di cercare delle alternative, però alla fine non c'è alternativa secondo tutti. Questa è l'idea iniziale che poi ho scritto, ho abbandonato, ho ripreso, ho cancellato, quindi è durato, non è che ho scritto da 2009 a oggi, l'ho lasciato perdere, ho ripreso, e diciamo che poi, come hai già anche anticipato tu, intorno a questo nucleo, che sono appunto la relazione fra queste tre persone, che sono Jimmy, Italo e Teresa, diciamo c'è un universo che si è andato articolando, un universo di luoghi e un universo di persone. Un universo di luoghi perché ho deciso, non mi ricordo perché, te lo confesso, di ambientare la storia appunto alla fine degli anni 30. Il libro comincia nel luglio del 1937 e diciamo poi arriva al 1940-41, c'è l'inizio della guerra, ci sono dei flashback. E poi c'è, diciamo, un flash forward. Un flash forward nel... diciamo, un salto in avanti negli anni 60, un luogo che non
non lo so, vediamo. Non lo sappiamo. E lì, diciamo, la storia è ambientata appunto di spazio, anche perché la storia è ambientata in una immaginaria cittadina che assomiglia molto a Portici, che però si chiama Marinella, che è però vicino a Napoli, quindi diciamo mi sono anche divertito a provare a raccontare la Napoli di quegli anni, la Napoli che la Napoli, diciamo, del fascismo che sta scivolando nella guerra. Sono arrivato fin qui grazie soprattutto al premio Italo Calvino, che da 30 anni è il più prestigioso premio dedicato a scrittori esordienti, inediti, che quest'anno, nel 2016, la 30ª edizione, mi ha selezionato, il mio libro fra i finalisti e mi ha dato la menzione speciale della giuria, grazie alla quale ho potuto trovare con una casa editrice nazionale, la Eliot di Roma, che mi ha in brevissimo tempo ha letto il libro e ha deciso di pubblicare il libro. Come avete capito, strettissimo il legame fra i personaggi e il cinema, così come è chiaro che è una passione forte di Roberto, questa cosa bellissima che traspare dal libro in qualche modo, questa passione dell'autore che è vissuta invece dai diversi personaggi, tutti questi film che uno cita poi stanno nel libro ritrovati. Pure Jimmy, a 22 anni, non sembrava risentire troppo di questa infanzia difficile. Frequentava la facoltà di medicina, le cui spese erano state sostenute con i soldi di sua madre, e aveva un talento non comune nel giocare a biliardo. Era testardo, pigro e intelligente, ma soprattutto era bello. Qualcuno diceva che aveva preso dal padre, meno robusto forse, ma più dolce nei tratti. Della madre aveva i fitti ricci neri, gli zigomi appena pronunciati e il modo di sorridere. Negli occhi gli brillava una luce scura, come quella del sole vista attraverso la chioma di un anno. Era insieme fragile e audace, e questo alle donne piaceva. Un interesse largamente contraccambiato, visto che a lui le donne piacevano sopra ogni altra cosa, cinema a parte. E poi le due grandi passioni di Jimmy, le donne del cinema, erano sempre andate a braccetto. Fin da quella sera che aveva visto Capitan Barbablù e Louise Brooke in costume da bagno, gli era apparsa come una divinità sensuale e capricciosa. Ai compagni di scuola che gli chiedevano cos'era mai questo cinema da passarci tutto il tempo, Jimmy diceva: far fare delle belle cose a delle belle donne.